Benvenuti col nuovo appuntamento di Tour in Basket, appuntamento di grande grande pallacanestro, tanti appuntamenti del weekend appena trascorso, tanti quelli che si vanno a proporre. Innanzitutto buonasera a tutti da Giovanni Mafrici, sempre in compagnia di Carlo Vetere. Buonasera Carlo. Buonasera. Buonasera. E di Gioacchino Granata. Si è ripreso Gioacchino, purtroppo un forfait inaspettato durante la telecronaca di Viola Lucca. Sì, però la mia assenza ho notato che non si è fatta sentire, sono stato sostituito degnamente da Nino Romeo, da Mario Vetere e soprattutto la Viola ha vinto, se, nonostante La la tua mia assenza, assenza, quella di un'assenza Luigi, importante, ricordiamo. e l'assenza anche di Gigi Zumbo, che salutiamo sempre con grande affetto. Luigi che ho rivisto ieri sera in una partitella abbastanza retro, molto molto in forma, devo dire. In forma Si vede campionato. che te sei serato con me nella mitica Leandro del professore Pellicano. Assolutamente. Questa sera grandi e grandi appuntamenti con noi, grandi sorprese nel corso della trasmissione. Rimanete in ascolto perché avremo un ospite davvero davvero speciale. Partiamo dalla Viola Reggio Calabria. Vittoria, grande vittoria contro Lucca. Prestazione di squadra, e questo è un dato di fatto, prestazione super tra mille insidie, tra mille tegole. Partiamo da Giovanni Rugolo e lo sappiamo un po' tutti, infortunio al menisco, operazione, si spera di rivederlo tra 2 settimane in campo al Palamoncala di Agrigento. In corso d'opera, dopo 7 minuti, infortunio anche al playmaker Alessandro Piazza, una tegola pesantissima. La Viola si scuote, gioca una gran bella pallacanestro, una pallacanestro di collettivo potremmo dire, e batte un avversario quotato, quinto in classifica, come Lucca. Il risultato non è assolutamente bugiardo, onore al merito a questi ragazzi, Gio. Sì, come dicevo, ho seguito in streaming con il servizio di Franco Cufari e la tua telecronaca, quindi un servizio che soprattutto va ricordato sempre, perché oltre alla radiocronaca del mitico Mazzitelli, che comunque permette a chi è in macchina, chi è in giro, di tenersi aggiornato, chi non è potuto andare a palazzo, è bello anche per chi, ad esempio, come sottoscritto, ha avuto la classica influenza stagionale, poter vedere anche le azioni dei ragazzi della Viola. E vedendo queste azioni si è notato, come dicevi tu, un'ottima prova di squadra, tra cui ha spiccato soprattutto nel primo tempo Fontecchio, che ha fatto molto bene sotto le plance. Ma permettimi di esaltare i miei due pupilli, ossia Nunzio Sabatino e Antonello Ricci, che hanno veramente giocato una partita stratosferica. Sabatino non ha fatto rimpiangere Piazza, cosa non da poco, ha fatto canestro, 20 punti per lui. Ricci non ha sbagliato nulla al tiro, quindi anche nei momenti caldi è stato di aiuto, e poi comunque una prova di tutto il collettivo positivo. Anche Quaglia si è fatto trovare pronto sotto canestro, ha lottato, buona prova di Ammannato, Caprari, tutti insomma hanno dato il loro contributo, due punti fondamentali. La classifica è molto corta, si può sperare veramente di far bene. Gio, per quanto riguarda i tuoi pupilli, ti posso dire, puoi stare tranquillo. Appena non ti hanno visto in postazione, sono subito venuti a chiedermi come mai mancava Gioacchino. Questa non è una Almeno cosa da poco. vuol dire che mi vogliono E bene, in più, una nota molto molto positiva. Carlo, tuo fratello Mario ha ingaggiato Nunzio Sabatino per il torneo estivo. dai. Hai visto, mio fratello pone sempre Delle delle basi. basi per il futuro, Infatti ne guarda abbiamo sempre con buon. parlato con un Rugolo, Rugolo è abbastanza spaventato, un po' smarrito da questa notizia. A Dovrà lottare quest'estate, Giovanni, come tutte le estati, per guadagnarsi il suo posto. parte tutto, Sabatino e Ricci, quando sono arrivati, onestamente in pochi avrebbero No, scommesso. venivano da uno status di under, quindi Sì. ancora non. La Lo parola sono. under mette un Cioè, pochettino di sì, terrore. scuote un attimo, perché guarda, quando dici under è come se metti uno spettro, là, un corvo sulle spalle di qualcuno. Stanno smentendo ovviamente tutte le preoccupazioni della vigilia, già ma dalla prima partita, quella, la sconfitta subito all'esordio che hanno fatto senza Contro Ponticello Bari. contro Bari. Sono due ragazzi, guarda, straordinari, li vedo in campo, danno l'anima. A me rimane sempre comunque il fatto, l'immagine di Ricci con quel ciglio spaccato, non so se si era spaccato con tutto, con quella Alla faccia Rocky alla Balboa. Rocky Balboa, però aveva quel sorriso di soddisfazione perché la Viola aveva vinto, inoltre aveva giocato pure una splendida partita. È una bellissima immagine questa, che comunque si trasmette ai tifosi. E i tifosi capiscono, tant'è vero che comunque sono già diventati, come diceva Gio, i beniamini del pubblico, quindi basket e soprattutto extra basket sono ben voluti.
Qui la classifica a questo punto, come ha detto giustamente coach Francesco Ponticello, diventa sempre Comunque più... quando dici Ponticello mi fa impazzire. Ragazzi, È qualcosa bisogna veramente... saperlo dire. Bisogna saperlo non lo dire. fanno in tanti. Esatto, io non mi permetto perché Sembrava una è cosa... bellissimo. Beh, comunque, scusa l'interruzione, ma è vero perché cioè, lo pronunci come in pochi sanno fare. Ragazzi, io sono mezzo calabrese, mezzo napoletano, un po' come Aristoteles. Mezzo, lasciamo stare il terzo mezzo. Comunque, stavo dicendo, Coach Ponticello ha detto giustamente, adesso abbiamo due trasferte molto molto complicate, prima a Ferrara e poi ad Agrigento. Insomma, vincendo a Ferrara diventa tutto molto più interessante. Adesso la Viola è sempre in zona rossa, sempre in zona playout, adesso avrebbe addirittura il fattore campo a favore in un eventuale playout, però guardando avanti e guardando ad un campionato letteralmente infinito, manca un intero girone, insomma, allacciamo E le cinture. soprattutto guardando la riforma presunta o vera che c'è e che ci sarà, ossia quella del vuoi complice anche qualche fallimento di troppo, l'assenza di retrocessioni dirette, ma il tutto si giocherà nei play-out e soprattutto si è guadagnato un posto in più nei play-off, ossia se non ho capito male, perché questa è una premessa che va fatta perché le regole cambiano in continua. Hai capito male. E dal nono posto, che era quello, diciamo, che permetteva l'accesso Allora, è stata alla Lega Silver, eliminata l'ultima retrocessione. retrocessione. Prima erano due, poi chiaramente Bologna, E come fa... sappiamo, è fallita Rieti, è fallita inizio campionato. Dunque, retrocederanno quattro formazioni attraverso I il play-out, playout, esattamente. punto. La decima formazione, che in precedenza andava a Rimaneva... fare il playout, è salva, ok? Ah, io avevo capito Al che playoff poteva invece ne vanno sempre partecipare. quattro. Ah, poteva partecipare, diciamo, fino al decimo posto, rientrava dalla situazione, diciamo, di Non è salvezza. cambiato Poi si moltissimo deve per la capire, Viola, Lega chiaro. 2 Silver, Gold, Bronze o Platinum, Guarda, mi sembra un abbiamo un videogame, ragionamento che diciamo sempre con Carlo, che mi darà ragione. Basta avere soldini in tasca, arrivi dove vuoi in però. La questa palla classica, canestro. quella che chiamiamo sempre la classica domandina. Domandina in carta bollata, dopodiché tutto ti viene Un bel concesso. fax e tutto Ma passa. questo anche nella vita, basta avere i soldi e tu in qualche modo arrivi all'obiettivo. Esattamente. Che bel Poi messaggio però, per i giovani. è chiaro, ricollegandoci a un'altra modifica di carattere regionale, non è tutto proprio così, perché in C regionale si era partiti con un regolamento, invece di restringere magari le retrocessioni che non hanno più senso. È stata ristretta, tra virgolette, la promozione, mezza promozione. È un po' come se Gioacchino domani si va a fare una bella assicurazione nella macchina e gli dicono, avvocato Granata, 1.000 euro, cammina per 3-4 mesi e dopo questi 3-4 mesi gli dico, avvocato, 2.600. Ma più o meno succede, ma questo secondo me è il messaggio che sta dando proprio il paese. Dai, continui cambi e riforme in corso d'opera, non si fanno salvi i diritti acquisiti dalle persone e quindi si modifica tutto. È un po' come se mentre giochiamo a Monopoli decidiamo che Parco la Vittoria poi non vale più tanti soldi. E poi per ritornare un attimo seri, praticamente non so se è un escamotage per risolvere i problemi delle società calabresi che facevano forse a gara a chi non avrebbe fatto la C1. Sì. Perché, con tutto il rispetto, la C2 siciliana, leggendo i nomi, leggendo le squadre e soprattutto il numero degli avversari che si scontrano, sicuramente in un'eventuale finale non sarebbe facile per una formazione calabrese andare a vincere in Sicilia o comunque scontrarsi con una formazione siciliana. Ricordiamo che, ad esempio, Serie C siciliana, due gironi. C'è Da 12 Cefalù da 12 squadre. squadre, Cefalù in battuta con Mumuni, un'altra squadra nel Mazara gioca James Jace Warwick. Warwick, vecchia conoscenza del nostro campionato, Agosta E e Buonaiuto. Buonaiuto allenati da Marletta a Siracusa, c'è il Ragusa che l'anno scorso giocava la C1 con i giovani e che quest'anno sicuramente starà facendo bene, quindi avversari tosti e non da poco, quindi sì. Complica ulteriormente il piano di chi eventualmente voleva fare il salto di categoria. Ricordiamo gli appuntamenti del prossimo weekend, la Viola gioca in TV, in diretta televisiva su Sport Italia contro Ferrara, in casa del Ferrara, dunque nuovo appuntamento mediatico per la formazione regina. Poi
Poi c'è l'Olimpia che giocherà in trasferta a Bologna. Bene, sabato dell'Olimpia parleremo nel prossimo collegamento. Adesso pausa pubblicitaria per voi. La caviglia come va innanzitutto? No, va abbastanza bene, adesso mi fa ancora male, però ho fatto tutti gli esami, non c'è niente di rotto, quindi spero di al più presto di tornare a giocare. Adesso ci vuole ancora un paio di giorni e domani, dopodomani proverò ad allenarmi e vediamo come va. Ritornando alla partita contro Lucca, ti hanno sostituito alla grandissima i tuoi compagni. Sì, veramente è stata una prova fantastica, in particolare penso di Antonello e Sabba, perché veramente hanno fatto una grande partita, poi lo stesso Fontecchio e tanti altri, e è venuta fuori la squadra perché tutti hanno saputo dare un grande contributo. È stata veramente una partita molto importante perché Lucca fino ad ora aveva giocato una grande pallacanestro, quindi ora andiamo sotto con Ferrara e speriamo di vincere. Dopo il tuo arrivo, il cambio in panchina, diciamo, è cambiato un po' la musica qua a Reggio, sei diventato un po' l'idolo dei tifosi. Cosa è cambiato anche all'interno del gruppo? Penso vi siate uniti, si vede appunto che quando magari manca qualcuno, gli altri lottano, si buttano su ogni pallone e tentano di sostituirlo alla grande. Ma se quando ero arrivato avevo un po' paura, c'era la squadra a due punti, ho un po' paura che il gruppo era un po' sfiduciato. Poi c'è stato il cambio di allenatore, sicuramente è stato molto importante, però appena sono arrivato vedevo che comunque il gruppo c'era, non c'erano gelosie, un gruppo di ragazzi giovani, comunque si divertivano a giocare, quindi magari cambiando qualche alchimia di squadra con l'inserimento mio, di Giovanni, dello stesso Sabatino e Ricci, magari si è trovato un modo di giocare magari diverso da prima, che per ora sta funzionando. Però come ci ripete spesso il coach, non abbiamo fatto niente, il campionato è ancora lungo e dobbiamo veramente lottare per cercare di fare il meglio possibile. Anche perché il campionato, guardando la classifica e i risultati giornata dopo giornata, diventa sempre più indecifrabile, non si capisce più nulla fondamentalmente. Sì, ed è per questo che non si può mai mollare, perché appunto come hai detto te è un campionato molto difficile, vinci 3 partite, sei sesto, ne perdi 3, sei penultimo, quindi non puoi mai mollare, soprattutto perché sicuramente anche col fatto della Lega 2 senza retrocessioni magari qualche squadra si rinforzerà, quindi noi siamo consci delle nostre possibilità e sappiamo che solo allenandoci duramente a domenica possiamo far bene, tutto qua. Ma Sabatino sta migliorando perché marca piazza? No, Sabatino è uno, secondo me, dei giovani sicuramente migliori della sua annata, e ha molta personalità, e l'ho già visto giocare l'anno scorso a Napoli, ha fatto un ottimo campionato, è veramente un ragazzo molto interessante, infatti viene da una squadra da Siena che sicuramente l'ha tirato su molto bene, quindi sono sicuro che continuerà a far bene ed è un giocatore sicuramente che potrà giocare anche a livelli più alti. Apriamo un attimino il cassetto dei ricordi. Allora, abbiamo parlato tante volte anche di persona, Fortitudo Bologna, il coro del pubblico, ricordi fantastici, l'esordio in A1, cosa che è accaduta anche a un altro playmaker di Reggio Calabria, Stefano Zampogna. Invece Mario Merolillo, il fotografo della Viola, ha tirato fuori un'altra foto ancora, Alessandro Piazza al Pala Calafiore, Lega 2. Sì, giocavamo con Imola, perdemmo tra l'altro, e l'anno che l'allenatore nostro era Nando Gentile, eravamo un gruppo molto giovane, purtroppo finì male che retrocedemmo, e mi ricordo che la Viola, nonostante grossi problemi economici, infatti fallì mi sembra l'anno dopo, riuscì a fare un grandissimo campionato. E sì, 6 anni fa avevo 19 anni, mi ricordo il palazzetto era semivuoto, però mi ricordo che davvero fu una grande stagione per la Viola, nonostante tutti i problemi fece una grande annata. Poi ci giocavano molti miei amici, Lestini, Soloperto, Ferrara, quindi mi ricordo bene quell'annata. Allora, sempre qui al centro Viola, quando è arrivato Alessandro Piazza, io chiesi in diretta radiofonica: sei un po' preoccupato per la situazione di questa Viola arrivata a 8 sconfitte consecutive? E lui: no, io sono qui perché sono convinto di una risalita. Tutto ok, la risalita c'è stata, adesso siamo soltanto ai piedi di una nuova salita, tutto un girone di ritorno per fare bene. Sì, come ti dicevo prima, eravamo veramente, quando sono arrivato c'era una situazione molto difficile,
abbiamo vinto qualche partita in più, però l'errore più grande è, diciamo, adagiarci queste 3-4 vittorie di fila in casa, una cosa del genere. Dobbiamo, come ti dicevo prima, siamo una squadra molto lunga e molto giovane e dobbiamo continuare ad allenarci, perché magari una vittoria in più ti può fare il filotto che ti può far andare ai playoff, che ti può far salvare, che ti può far finire un campionato in tranquillità. Quindi dobbiamo avere, diciamo, come dico io spesso, la fame di chi vuole fare il meglio possibile, e solo a fine stagione guardare, fare un bilancio della stagione. Adesso non si può assolutamente guardare né indietro né avanti, ma guardare partita per partita, e adesso guardiamo Ferrara e pensiamo a vincere là. Ora una domanda seria: quanto sei contento di aver conosciuto Daniele Sacca? Per niente proprio. Direi che possiamo liberare adesso Alessandro, sperando di vederlo in campo prima possibile. Ciao Daniele, ti voglio bene. Ringraziamo chiaramente Alessandro Piazza. Turin Basket ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci nuovamente con Turin Basket, trasferta prestigiosa, gioca addirittura al Paladozza l'Olimpia 68 Basketball Reggio Calabria. Il momento non è dei migliori, abbiamo letto anche delle dichiarazioni abbastanza pesanti da parte del patron Pasquale Melissari. 6 sconfitte consecutive, la Viola ne aveva fatte 8 nel girone di andata, non fanno assolutamente piacere, Carlo. No, è stata una partita, allora la sconfitta, anche leggendo la dichiarazione del presidente Melissari, visto il blasone dell'avversario, ovvero la Spezia, quarta forza del torneo, la sconfitta ci può stare. Quello al quale lui fa riferimento è soltanto l'atteggiamento, come matura questa sconfitta. C'è stato un primo quarto sonnecchioso, se così si può dire. Le squadre per i primi 5 minuti entrambe le squadre non hanno chiamato, dopodiché il bandolo del gioco è sempre stato in mano alla Spezia. Le regine un pochettino si son sembrate troppo, come dire, mollaccione, lasciami passare questo termine non propriamente sportivo, molti palleggi, poca corsa, numerose palle perse, cioè è il gioco che un po' stenta. Carlo, possiamo dire che l'unica nota positiva, quantomeno a livello giornalistico, era la presenza di Imma Gentile. Sì, allora, 37 anni, allora è un esempio, come potrebbe essere ad esempio Santucci nella C regionale. A 37 anni giocare ancora con quella verve, ha fatto pochi minuti, oddio pochi, però di altissima qualità. Se dovessimo andarci a rivedere la partita, molte volte si vede che imbeccava le compagne praticamente da sole, le riusciva a smarcare con un passaggio e andavano a tirare praticamente sole da sotto canestro. Vuoi anche complice una difesa non troppo aggressiva. L'Olimpia si è svegliata, come di consueto accade, a sprazzi. In questa occasione si è svegliata negli ultimi 2-3 minuti facendo una pressione a tutto campo, aggredendo il portatore di palla. Però il gap che avevano accusato era già in doppia cifra. La Spezia è squadra che non si è fatta assolutamente intimorire. Sì, si è andato sotto la doppia cifra, però la Spezia è andata sempre a conclusione in maniera tranquilla. Si è svegliato un pochettino tardi l'Olimpia, devono un attimino anche con coach Del Vecchio registrare alcune posizioni delle giocatrici. Qua forse bisogna lavorare soprattutto sulla mentalità e sugli impegni presi. Tornando a Imma Gentile, ultima piccola chicca, raccontava di come suo fratello Nando per contratto può allenare un giorno a settimana rispettivamente a Caserta e a Milano i figli. Mica male, Gio. Beh sì, soprattutto, però non penso, cioè questo mi raccomando, i genitori degli altri giocatori non lo prendete come esempio, mi raccomando, limitatevi, e anche se potete evitate anche quello di andare alle partite dei vostri figli, e se ci andate state belli zitti e sereni in panchina, anzi scusate, in tribuna, perché un conto è che lo faccia Nando Gentile, un conto è che lo faccia mio padre, facciamo finta che non è mai venuto, non gliene fregava niente, però a parte questo, diciamo, perché se si dovesse, diciamo, dovesse prendere piede un po' questa forma di contratto, già ci sono dei problemi adesso a livello
generazionale. Poi ci mettiamo pure a fargli fare gli allenatori e i genitori dei ragazzini. Il prossimo libro sul basket, dopo il grande successo del libro targato Ettore Messina e Flavio Tranquillo, potrebbe essere il decalogo del genitore della pallacanestro. Sì, quello che non bisogna, sottotitolo, quello che non bisognerebbe fare per il bene dei propri figli. E poi stiamo lì a elencare, finirebbero mille pagine. Ci trasferiamo alla DNC. Innanzitutto vince l'Astidur Planet Catanzaro in casa del Paternò. Dopodiché impresa sfiorata per la nuova Jolly contro niente poco di meno che la Cireale. Beh, attenzione. Allora, per quanto riguarda Catanzaro, il turno non era dei più difficili, però si sono messi in evidenza come al solito ormai, nonostante l'assenza di Andrea Cattani, Scuderi Ippolito, 40 punti abbondanti per loro due in combinato. E più di 20 rimbalzi, 23 per l'esattezza, quelli catturati da Ian De Foll. Direi che il trio su cui si sta facendo affidamento ormai da tempo sta rispondendo alla grande. Per quanto riguarda la nuova Jolly, impresa come dicevi tu sfiorata, perché ricordiamo che l'avversario era di primissimo livello di caratura, importante, perché secondo battuto solo dal CUS Messina, quindi non era certo un turno agevole. Però ricordiamo che anche all'andata la nuova Jolly aveva sfiorato la vittoria, ossia aveva addirittura tirato per vincere in casa alla prima giornata di campionato. Più o meno si è svolta alla stessa maniera la partita, nel senso che solo 3 punti di differenza tra le due formazioni, quindi diciamo che la nuova Jolly ha dato del filo da torcia a un avversario più quotato, quindi i segnali di risveglio, di ripresa che avevamo visto nelle ultime settimane si sono confermati. Buona prova di Dario Costa a livello offensivo, bene anche Vozza, ma benissimo i due lunghi tra Montana e Soldatesca sotto canestro. Non era facile diciamo contro la batteria di lunghi avversari, ricordiamo Naso, Polonara e compagnia cantante. È mancato un po' dal punto di vista offensivo Riccardo Costa, ma soprattutto è pesato un po' l'assenza di Valerio, che ricordiamo impegnato in un torneo fuori, diciamo, al Malaguti di Lazzaro, esattamente, di Bologna, del Moncalieri, e reduce dalla convocazione in nazionale, non dimentichiamo, dal raduno con l'Under 16 in nazionale con coach Bocchino, esattamente. E poi c'è la cestistica gioiese, aspettando notizie dall'ormai caso Gramaio, 50 di valutazione per Nino Barrega. Ora non vorrei dire, però Nino Barrega è anche lui un mio pupillo. Ah. Facciamo parlare Gio, che comunque è il procuratore. Anche, va bene. No, io sono procuratore di tutti sono procuratore nonché scopritore di tutti quelli che giocano. Dove può arrivare Barrega nel lungo periodo? Barrega nel lungo periodo, no, più che altro nel vecchio periodo dove poteva arrivare Barrega, perché comunque pupillo di Lino Lardo, ora a parte gli scherzi, ce n'è uno. Quando lui era ragazzino, 16-17 anni, Lino Lardo... Stravedeva per lui, lo faceva allenare con la prima squadra, poi diciamo che lui era tesserato cap e quindi storicamente la mobilità, diciamo così, dei giocatori tesserati cap era alquanto limitata. Comunque, detto questo, sta dimostrando, come ho detto tra amici qualche sera fa, i due momenti indimenticabili fino ad ora del campionato di C1 sono a firma Nino Barrega: la schiacciata in contropiede cadendo dal primo piano, come disse Enzo Porchi contro la nuova Jolly, i 50 di valutazione, come disse, aggiungo un'altra citazione, Fabio Falcomatà, il preparatore atletico della VIS, grande amico di Nino Barrega. Neanche Bobby Brown, che ha fatto 41 contro il Fenerba, si è fatto 50 di valutazione. È proprio così. Purtroppo non sono serviti a portare a casa una vittoria che sembrava possibile per Gioia Tauro. Devo dire che Messina, sarà che l'allenatore è reggino, quando viene a Reggio porta a casa punti importanti, nonostante l'assenza di Centorrino, ricordiamolo squalificato per 3 turni per proteste eccessive all'indirizzo degli arbitri in qualche gara precedente. Dell'arbitro donna, ormai hanno un conto aperto per quanto so. Comunque, prossimo weekend, nuova Jolly Paternò, riscatto deve essere, una partita importantissima, ultima contro ultima, quota 2 entrambe le squadre. La Jolly adesso ha tutte le carte in regola per dimostrare tutti con questi passi in avanti. Con il vantaggio del campo, che ovviamente spero sfruttino nel migliore dei modi.
il rilancio c'è stato, cioè il segnale chiaro è venuto dalla dirigenza, dal presidente Vozza e da Romana Pirillo. C'è stato un cambio di guida tecnica che ha scosso molto l'ambiente, che ha ritrovato quantomeno fiducia e entusiasmo. In più è arrivato Vittorio Soldatesca a dar manforte a Cristian Venuto e a Pasquale Tramontana. Un innesto non da poco, perché un lottatore come Vittorio, in un contesto giovane e che poi corre tantissimo per tutto il campo, ci vuole. Sembra quasi uno spareggio tra le due Ricordiamo, squadre. sì. Ricordiamo gli appuntamenti del prossimo weekend anche in DNC. Ritorna in campo la Re del Vis in trasferta contro il Marsala, la prima giornata del girone di ritorno per la formazione di coach Checco D'Arrigo. La Cestistica Gioiese giocherà in casa del Canicattì, mentre il Catanzaro ritornerà in casa per affrontare il Gela. Tornando alla C regionale, attenzione ai rinvii perché c'è in contemporanea una manifestazione federale a Catanzaro, il calendario scrive Bim Bum Basket Cosenza contro Lamezia, Rosarno contro Villa, Botteghelle nel Tosco Cosenza, Olympic Club JBL, Virtus Catanzaro Scuola di Basket Viola. Piccolo commento per la C regionale in chiusura, Botteghelle Basket, grande vittoria in quel di Lamezia. Nuovo gruppo d'alta quota, Nertos, a 2 punti ci sono Villa e Lamezia, anzi c'è il Villa subito dopo Lamezia e Botteghelle. Tutto molto molto equilibrato. Sì, anche equilibrata per 4 quarti la partita tra Villa San Giovanni e Bim Bum Basket Cosenza, poi una partita che si è un po' accesa con l'espulsione di Giannotta. Comunque Cosenza era partita molto meglio del Villa San Giovanni, che faceva fatica a trovare la via del canestro. Terzo quarto si sono un po' svegliati i giocatori di Coach D'Attola, in particolar modo ha trovato la via del canestro Pellicanò, Giovanni Pellicanò, che ha realizzato un po' i canestri della rimonta, ben supportato anche da Cerami, Canale e Tripodi. Una C regionale, come dicevi tu, molto equilibrata. La Botteghella ha vinto Lamezia aveva vinto a Villa, aveva battuto la Nertos, quindi una L'Olimpica ha squadra, due partite da recuperare, non ce l'Olimpica, lo due partite da dimentichiamo. recuperare, causa impossibilità dello scatolone. Quindi diciamo è una C che comunque sta appassionando. Bisognerebbe mantenere dei toni tranquilli però durante le partite, perché comunque ricordiamolo che è un campionato appunto regionale, ci si conosce praticamente tutti, è bello sfidarsi tra amici, bisognerebbe però farlo diciamo soprattutto dal punto di vista sportivo, senza andare oltre diciamo. È il Poi prendendo momento. spunto, scusa la continuazione, dallo scontro tra Carmelo Anthony e Kevin Garnett di questa notte, cioè se ne sono date di santa ragione e dette di santa ragione nel campo, poi l'allenatore del Boston Celtic ha detto sono cose che succedono in campo, vanno chiuse lì. E la cosa bella dello sport è anche questo: finché si resta all'interno del rettangolo di gioco, magari qualche spinta, qualche contatto, sempre senza voler uccidere l'avversario, è ben accetto. È il momento dei saluti, innanzitutto. Gioacchino, ti sei ripreso, ti possiamo salutare. Sì, in Tutto che ok? senso? Sì, speriamo di non mancare al prossimo turno, diciamo, della Viola, e soprattutto poter essere lì bello appollaiato, come piace a noi, ad assistere a tutte le partite di basket che ci piace, perché poi del resto giocano tutti i nostri amici, quindi ci piace andarle a guardare. Buonasera Carlo Vedere. Buonasera a tutti. Comunque si è ripreso Joe e si è ammalato Checco D'Arrigo, Attenzione ragazzi, che sta passando delle attenzione. ore infernali, poverino, a casa. In realtà eravamo insieme e ci siamo trasmessi la... Original Calafro, insieme a Reggio a Canestro, originale combination, direttamente dal sud. Sentila! Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più fresh, zero demodè. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il
il portale più fresh, zero demote. Dal web alla curva, la folla che esulta, gente in doppia fila ma non scatta la multa. La palla nel cesto, un solo gesto, un terzo tempo, ehi, troppo onesto. Per tutte le squadre del tuo circondario, per ogni avversario, ehi, sarà un calvario. Calabresi NBA, se ci sei, Reggio a canestro e Calabro e DJ, vai. Se vuoi lo sport, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a canestro. Tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più fresh, zero demodè. Se vuoi lo sport, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a canestro. Tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più fresh, zero demodè. Pronto per la gara, perché la sorte a volte è amara, ti lascia una vita in panca e solo tre secondi in aria. Ok, si vince in cinque, ma se l'anima lo spinge, moltiplica per mille quei 6,25 metri. Questione d'attributo, chi sta in campo e chi seduto. La regola qui è prenderla e metterla nel buco, e non contare i falli, anzi se devi farli, colpisci il destino, mancino come Chris Mullin. Imponiti coi gomiti, con mani ed occhi aperti, lascia solchi con le Ewing sul parquet dei palazzetti. Rimango diffidente, vista l'ironia dei tempi, sorrido alla gente, solo se indosso il paradenti. Lo faccio per le folle, b-boys, wanna be ballers. Questa samba scanna chi c'ha karma e gamba molle. Guardiani del playground, non signorine isteriche, difendi passa e tira come beat concetti e metriche. Se vuoi lo sport, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a canestro. Tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più fresh, zero demodè. Se vuoi lo sport, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a canestro. Tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più fresh, zero demodè. Via lo show, pick and roll, Matt Simon col suo flow, parte dribbla, poi la tripla e si infiamma il palasport ed il coach chiama lo schema. 24 attimi, i palleggi del playmaker che scandiscono i miei battiti. Non è tachicardia, non so neanch'io cos'è, ma è amore, il rumore delle suole sul parquet. Il sudore della fronte testimonia la pazzia, che se salto e tocco ferro non è pesca ramanzia. Ho la palla in mano e assaporo ogni suo spicchio, corro il rischio e colpisco fino a quando sento il fischio. Ed il cronista in radio commenta in diretta come Armstrong i miei tre passi dentro la lunetta. Il gioco e le sue regole, come nella vita io vado avanti tra risa e pianti ad ogni partita, e guardo indietro ai miei ricordi mentre cresco, e le mie migliori azioni solo su Reggio a canestro.